Oh mio Dio, no! Due anni fa siamo riusciti a scappare per miracolo da Pegolotte! Questa è un'invasione! Guarda sulla finestra! Almeno queste sembrano un po' più tranquille rispetto a... No, no, non di nuovo, no! No! Parlavamo due anni fa della marea verde che ogni anno tenta di entrare nelle nostre case. Marea verde che quest'anno ha subito un'evoluzione. Da verde è diventata marrone e ha acquisito gli occhi a mandorla. Metaforicamente parlando, sto parlando di Haliomorpha alis, una nuova cimice arrivata in Italia si presume attorno al 2012, quando è stata identificata in una raccolta fatta per scopi didattici dall'Università di Modena e Reggio Emilia. Questo insetto è originario di Cina, Taiwan e Giappone, da qui gli occhi a mandorla. È arrivato anche negli Stati Uniti attorno agli anni 90, polifago e molto dannoso soprattutto per i frutteti. I frutti colpiti dal suo rostro vengono deformati e vengono resi impossibili da vendere. Fatto sta che poche settimane fa si è avuta una vera e propria invasione di questo insetto nel nord-est italiano, quindi in Veneto e Friuli soprattutto, e da buona specie svernante in forma adulta e amante della compagnia, siamo arrivati a vedere delle vere e proprie migliaia di esemplari sui muri delle case. Tutto questo creando una vera e propria psicosi generale. Psicosi abbastanza inutile e senza fondamento, dato che questo insetto non crea problemi all'uomo, dà solo fastidio ai frutticoltori e alla frutta, come dicevo prima. L'unico problema è che anch'esso è dotato delle ghiandole odorifere che conosciamo molto bene in altri suoi cugini, cioè Nezara viridula e Palomena prasina. E con gli affastellamenti di esemplari che abbiamo visto, potrebbe essere capitato, se non è realmente capitato, l'irreparabile. Comunque, da dopo che l'EPPO, l'Organizzazione per la Protezione delle Piante Mediterranee ed Europee, ha definito questo insetto come molto dannoso, anche in Italia hanno cominciato a fare qualcosa per controllarlo, usando delle trappole a feromoni sia per monitorare la sua presenza che per fare delle catture. Essendo una specie allottona, senza predatori naturali nel nostro paese, possiamo essere solo noi gli unici a mettere un freno a questa invasione. Mi raccomando di non impazzire se ne vedete una o più di una fuori dall'uscio di casa, perché potrebbe anche non essere Haliomorpha. In Italia, infatti, uno degli stati con più biodiversità europea, ma anche mondiale, abbiamo una specie che somiglia molto a Haliomorpha, e cioè Raffigaster nebulosa. E il modo per identificarla sarebbe guardarla sul ventre. Mentre Haliomorpha non ha disegni particolari, Raffigaster è dotata di molti puntini ben marcati, che sarebbero molto utili a discernere la specie. E se volete adoperarvi in questa opera, mi raccomando di tenere la massima tranquillità e delicatezza per evitare di essere irrorati dalle ghiandole odorose. A questo punto sarei curioso di sapere se avete riscontrato la presenza di Haliomorpha anche dalle vostre parti, facendovi sapere di dove siete, o se proprio avete subito questa invasione di poco tempo fa. Per farlo vi basta scrivere un commento qui sotto. Più avanziamo nella nostra era, più specie allottone entrano in Italia e in ogni stato del globo terracqueo. Poi adesso che c'è Trump come presidente delle USA, le sorti dell'ambiente si complicano. Siamo arrivati al termine, quindi se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un pollice in alto e a condividerlo, perché in questo modo, oltre che rispettando la natura e gli insetti e evitando di introdurre specie allottone nella nostra natura, potrete diventare sempre più verdi.